emocionin e papërshkrueshëm për krenarinë kombëtare, për talentin dhe punën që bëjnë bashkë miliona shqiptarë. Ata që na ngritën zemrat peshë po na çojnë në Europë. Djemt Kuqezi, kombëtarja shqiptare e futbollit. Non so se ti è stato tradotto cosa ho detto. Sì. Salgo. Ti è stato tradotto da lui? Non così bello, chiaro, ma almeno spero che il concetto è chiaro. Questa è l'Aquila d'Oro che è destinata a tutti gli albanesi, no, non speciali, perché gli albanesi sono tutti speciali, ma agli albanesi che sono più speciali dei speciali albanesi. Tu sei il primo non albanese a prendere l'Aquila d'Oro degli albanesi, ma non perché tu hai fatto tutto quello che hai fatto, ma perché, come ho detto qui, tu sei un albanese che sta nascendo. Ti do l'Aquila e ti annuncio che molto presto non avrai scelta, perché dovrai accettare la nazionalità albanese. Un attimino, arrivo. Mi brama. Questo l'hai detto come un puro Arbresh. Sei già un albanese, albanese antico, va bene. Io prima di tutto volevo ringraziare i calciatori, tutti i calciatori della nazionale albanese. Loro sono forti. Senza dimenticare certamente degli staff della federazione che rappresentano loro, però siamo in 15, anche di più. Grazie a tutti, senza di loro, senza il calciatore, non sarebbe possibile stare qui questa sera. E prendo questo premio che veramente per me è un grande onore. Un cittadino del mondo, nato a San Paolo, fatto un percorso a Londra, Manchester, Barcellona, Milano e oggi un cittadino albanese. Grazie mille a tutti. Grazie. Anche lui è albanese. Certamente. E anche Pablo è albanese. Pablo, grazie. Questo è l'unico episodio nella storia tra brasiliani e argentini. Hai visto cosa hanno fatto ieri? Si sono menati a vicenda? È la prima volta nella storia che brasiliani e argentini lavorano insieme e fanno successo, non fanno casino. E perché? Perché l'Aquila mette insieme, non questa, questa ha una testa perché la seconda testa è la tua, ma l'Aquila della bandiera mette insieme sempre due teste. Argentini e brasiliani nel caso della nostra nazionale, per questo anche loro stanno come, non lui è finito, ma gli altri giocano un po' come argentini brasiliani. Grazie.